ごめんなさい。<noise> ritrovati un saluto a voi tutti e particolarmente a Francesco che oggi sostituisce Giovanni perché hanno deciso questi amici che ci danno una mano a tener alta l'attenzione alle attività di questa amministrazione pubblica di Acquaviva delle Fonti. Ebbene che tutti possano partecipare sia sopra che sotto che al tavolo. Nessuno deve essere escluso, al contrario di come ha fatto fino ad oggi un certo amministratore, un certo tipo di amministrazione, una certa politica che, udite, 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 ci vediamo la clessidra, è rossa. Potrebbe cambiare colore. Udite, udite, udite. In campania elettorale vi stendono il tappetino, vi offrono l'aperitivo, vi aspettano fuori di casa e magari mandano il loro autista ad accompagnare a scuola i vostri bimbi. Insomma... Non vi lasciano soli, dietro dietro vi controllano, fanno e fino ad accompagnarvi il giorno delle elezioni, non dicono nell'urna, non dicono nel seggio, ma a mettere la X sulla scheda dove dicono loro. Non si può fare? Lo so. È che non si può fare e sono i politici che comandano. Cioè, il problema è molto semplice. C'è un sindaco che amministra. I consiglieri comunali che amministrano, sono dei politici, questi signori hanno i loro referendi alla regione e poi ce li hanno in Parlamento, e poi ce li hanno in Senato, e poi ce l'hanno a Presidente del Consiglio e poi ce l'hanno come ministro. Insomma, com'è possibile che una politica che consente quella porcheria di regolamento fatto dall'autorità? che consente che si possa fare di tutto e di più nella pubblica amministrazione, come può vantar credito e convincere solamente in campagna elettorale che bisogna andare a votare? Non sono credibili, lo sappiamo, ma purtroppo, purtroppo è un dovere andare a votare. È un disonore non andarci, purtroppo. Quindi noi dobbiamo andare a votare e dobbiamo essere bravi se ci accorgiamo che c'è qualche politico che ci insegue e che gli diamo un calcio. Abbiate pazienza. Se c'è qualcuno che vi disturba, se c'è un politico che vi molesta, dovete chiamare i carabinieri. Dice Tizio e Caio mi sta molestando, io sto andando a votare. E ci, mi sta circuendo, mi sta cercando di convincere a votare un determinato modo. Chiamate i carabinieri. Sarà la prima volta che accade? Che viene arrestato un politico, viene accompagnato un politico in caserma perché sta dando fastidio a un elettore? Beh, magari sarà la volta buona. Chissà poi come si sta facendo per i vitalizi qualche collega prestigioso inizia a parlare del vero problema del nostro sistema democratico che è la politica fa le leggi e poi non le rispetta E certo così è e quindi di che cosa ci vogliamo meravigliare se sì, da è d'acquoiva dei lavoratori ex socialmente utili non perché oggi non siano più utili, ma perché prima facevano parte di quella categoria, hanno ritrovato serenità nel corso degli anni, iniziando a lavorare, si sono, come si suol dire, stabilizzati in un'attività umile, le pulizie, e quindi sacrificandosi giornalmente hanno, a fine mese, ottenuto il giusto stipendio. Ma come mai è possibile che dopo tanti sacrifici fatti da questi operatori che hanno raggiunto questo obiettivo, ritrovarsi dopo il nuovo appalto con 200 euro in meno in busta, con soldi importanti mancanti nella busta, non perché la ditta gli abbia rubato quei soldi, non perché la ditta faccia la furbetta, ma perché c'è un comune di cui fa parte un assessore che è conosciuto da quelle delle fonti come CGL, eh, Camera del Lavoro, chiamiamola come vogliamo, quindi ha fatto tante battaglie per i lavoratori. È un governo di centrosinistra perché il sindaco, lui dice, fa riferimento a una lista civica, ma i due partiti... All'interno della sua maggioranza, quindi colonne portanti della sua maggioranza, sono Excel, quindi sinistra italiana, e il Partito Democratico. Quando saranno così bravi, buoni e onesti intellettualmente e trasparenti con la pubblica amministrazione, con uh, i cittadini, per dire ai cittadini se sono MDP oggi uno, se sono Leu, se sono non so con chi. Sarà un altro discorso. Per il momento continua a esserci sul sito del Comune di Acquari delle Fonti Partito Democratico che ha quattro consiglieri comunali. Altri due sono a sinistra, ecologia e libertà a SEL. Quando cambieranno i nominativi anche noi ci adegueremo perché se è il pubblico che non dà l'esempio perché pretendono che sia il privato ad essere più bravo, più veloce? e più intelligente addirittura più istruito e formato, oserei dire, del pubblico, non è possibile. Il pubblico istituzione è la madre di tutto il resto. Lo so Francesco, non in questo caso. Perché Francesco dice non in questo caso? Perché? Perché da un governo che deve invece tutelare la povera gente, chi non guadagna mille, duemila, tremila euro al mese, chi non è come un sindaco che può prendere un'indennità di un certo rilievo per 5 anni e può anche avere la fortuna, perché la legge gli dà la possibilità, che gli vengano pagati i contributi, addirittura i contributi, come può passare da 700 euro, non sono precise le cifre, ma io vi faccio un esempio, da 700 euro a 500 euro, come può vedersi? La sua attività lavorativa settimanale passare da 25 ore a 16 ore circa. Da una miseria ad una ancora più miseria. Ma qual è la novità di tutto questo? Che bisogna. A me viene da ridere, scusatemi amici che state attraversando questo periodo negativo, ma a me viene da ridere perché quanto noi abbiamo detto nel corso degli anni viene al pettine oggi, alla luce oggi, perché non ci sono soldi, perché bisogna risparmiare. E come? I panzerotti, le luminarie, gli alberelli, i viaggi in Romania, le festicciole, la stampa di un giornale. spettacoli musicali e questo e quest'altro, perché non avete risparmiato lì, anzi avreste dovuto azzerare, quando c'è un problema in una comunità si taglia l'effimero e anche i radical chic del comune di Acquia delle Fonti dovrebbero convincersi di questo, che se per qualche anno si sta con uno spettacolino in meno, con qualche panzerotto in meno, Forse si può diventare più forti nel prossimo futuro. Invece no, questo non accade e quindi noi abbiamo bisogno di 7, 8, 9, 10.000 euro, quelli che sì saranno, per stampare un giornale e dobbiamo risparmiare sulle pulizie del comune. Ma se noi guardiamo la documentazione, vediamo che a base d'asta il riferimento posto dall'ufficio tecnico è di 164 mila euro circa, l'offerta che è stata poi presa in considerazione è di 102.000 euro circa. Questo ribasso è stato notato anche dall'ingegnere Darius che ha scritto all'azienda il 6 ottobre chiedendo giustificazioni tramite una relazione tecnica. A questo ribasso, perché scrive la stessa offerta presenta un carattere alquanto basso rispetto alle altre offerte pervenute ed in relazione alla tipologia di appalto del servizio in questione Vogliamo capire come è mai possibile una cosa del genere. L'azienda risponde, l'ingegner Darius ripropone una sua osservazione dicendo attenzione che l'addetto la pulizia per contratto faceva e quindi dovrà fare le 25 ore e quindi come è possibile che si possa ridurre di tanto la cifra? l'azienda avrà risposto e avendogli assegnato il servizio evidentemente, anzi sicuramente la risposta dell'azienda è stata esauriente. Ma come può il Comune organizzare una selezione di un servizio sulla base di un impegno di spesa di 164.650 euro? 0,03 centesimi e di stabilire che l'aggiudicazione del servizio di pulizia avverrà in forma pubblica da esperirsi col criterio del prezzo più basso attraverso un confronto concorrenziale delle offerte rivolte ai fornitori scelti. Amici, il pavimento si può lavare in tanti modi. È importante che l'operatore che lava il pavimento lo faccia nei tempi giusti e utili a poter svolgere quell'attività, quella pulizia e quindi nel rispetto dei contratti e del costo orario del lavoratore. Ma siccome non si sta parlando di un prodotto che si sta acquistando e spontaneo fare un'osservazione. Non sarebbe stato importante prendere in considerazione un fattore anche rilevante, cioè la qualità del servizio. Perché una scrivania si può pulire in 5 minuti e in 10. Un pavimento si può pulire in 5 minuti o dieci minuti, il tempo è tutto relativo, è la qualità poi del servizio che diventa importante. E allora ci si chiede come mai il Comune di Accogliere delle Fonti, anziché andare avanti, anziché proporre soluzioni migliorative, ha pensato, alla luce di quello che è successo, organizzare una selezione che porti invece solamente disagi. Prima di tutto! agli operatori che guadagnano meno la miseria e poi all'attività svolta, perché per quel che mi risulta, e non è una fake news, la qualità del servizio non risponde a quei criteri, a quella qualità del precedente servizio. Perché se tu mi devi lavare un ufficio in tempi più ridotti, è logico che forse non si ha nemmeno il tempo di andare a prendere il secchio con l'acqua più pulita. Ma di tutto questo quello che fa più male è che il rappresentante della segreteria Filcams CGL Bari, Francesco Potere, che a breve ascolterete da noi intervistato, scrive il 9 gennaio al sindaco chiedendogli un incontro e dice che i lavoratori storici hanno subito una notevole riduzione dei parametri contrattuali individuali, con successiva perdita parziale del reddito pro capite. Ecco, quando un sindaco riceve queste righe deve attivarsi, non subito, ma lo avrebbe già dovuto fare ieri. Ad oggi, nonostante diverse comunicazioni intercorse tra la committente e la società paltante in merito all'esecuzione di nuovi servizi di pulizie da ridistribuire ai lavoratori storici, il Comune ha disatteso ampiamente le promesse fatte ai lavoratori. Questa è un'ulteriore frase che è molto importante, che avrebbe meritato una immediata risposta che in caso di mancato riscontro entro quattro giorni dal ricevimento della presente, vi comunichiamo che indiremo nella giornata del 15 gennaio, quindi oggi, lunedì 15 gennaio, una giornata di assemblea retribuita sotto forma di sit-in, dalle ore 9 alle ore 11, dinanzi alla sede del comune di Acquaviva delle Fonti. Contestualmente, proclamiamo sin d'ora lo stato di agitazione di tutti i nostri iscritti. Se noi abbiamo potuto realizzare le interviste, che adesso vi proporremo, se i lavoratori non hanno potuto svolgere la loro attività, se queste persone hanno dovuto diciamo, proclamare questo stato di agitazione, è sì perché ci sono queste motivazioni, ma sicuramente e soprattutto perché una pubblica amministrazione rappresentata dal sindaco del comune di Accovia, dottor Davide Carlucci, non ha ritenuto degni di risposta coloro i quali scrivevano e sollevavano questo disagio. Non ha ritenuto importante fare in modo che si rispondesse a delle persone che scrivevano che se entro quattro giorni non mi rispondete, noi saremo costretti a fare questo sit in ma oggi chi ha pulito il comune di accogliere delle fonti e gli altri uffici ascoltiamo il e in quante ore l'hanno dovuto fare ascoltiamo il segretario Francesco Potere e ci aspettiamo ora qualche bella frase ad effetto su Facebook da parte del primo cittadino come quella che è stata pubblicata quando si è parlato del nostro amico Acquavivese che è finito in prima pagina a livello nazionale, di cui non abbiamo dimenticato di approfondire l'argomento, perché è di una gravità inaudita ed è un argomento che invece sia i consiglieri comunali di maggioranza che di minoranza avrebbero do, subito dovuto affrontare. E sì, chiedere anche la convocazione di un consiglio monotematico. E questo sì, a porte chiuse, perché si sarebbe dovuto parlare di un vigile urbano e di un soggetto che evidentemente non ha nessuna voglia e nessun motivo di diventare pubblico. Quello sì, sarebbe stato un consiglio comunale ad hoc, monotematico e a porte chiuse. Non quello sulla pura defluit, cari amici amministratori, non su quello che avete già raccontato sulla Cassarmonica, non approfondendo in realtà quello che interessa ai cittadini di quell'argomento, di cui parleremo più in avanti. Perché la giustizia è sì nelle mani della magistratura, ma è pur vero che c'è una giustizia sociale che poi diventa anche politica. C'è una giustizia sociale e culturale che poi diventa politica nel momento in cui si è capaci e si è fortunati a scegliere il giusto rappresentante. Ma questa giustizia sociale e culturale vuole essere messa al corrente di quanto accade nel palazzo di città. Bene avrebbe fatto il primo cittadino invece di dire che c'è bisogno di risparmiare soldi e proprio nelle pulizie, a cominciare a dire ai cittadini di Acquaviva, per tutto questo periodo ho incassato la mia indennità integralmente, ho ricevuto dai cittadini di Acquaviva il pagamento dei miei contributi, all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti per quasi cinque anni e è arrivato forse il momento in questi ultimi mesi di dare in beneficenza la mia indennità per questi altri quattro o cinque mesi e se poi voi vorrete e mi confermerete per altri cinque anni potrò continuarla a prendere ma per questo ultimo periodo forse è meglio lasciarle nelle casse del Comune di Acquaviva che ha bisogno dal punto di vista de, del sociale, non del culturale, del sociale, perché c'è gente che vive nella miseria e non ha la fortuna di farsi candidare dal Partito Democratico, da Sinistra Ecologia Libertà e da due liste civiche a ricoprire il ruolo di sindaco senza che mai in passato avesse mai dato dimostrazione delle sue capacità politiche amministrative, per poter quindi amministrare una città con le giuste competenze, che in un periodo come quello che noi stiamo affrontando di crisi economica e di valori, senz'altro è necessario avere competenza e quindi la maturità giusta per poter essere rappresentanti istituzionali e quindi rispondere, e concludo, a quel regolamento del buon istituzionale, anche, e in alcuni casi oserei dire soprattutto, della Serracchiani del Friuli Venezia Giulia, di cui non abbiamo ancora ricevuto copia, perché lo vogliamo regalare ad Emiliano affinché lo regali ai sindaci della provincia di Bari e quindi anche al sindaco del comune di Acquevia delle Fonti e a tutti i consiglieri comunali, perché nel bonton ci sarà scritto anche da qualche parte che oltre ad avere i calzini della giusta misura e la gonna della giusta misura, che i cittadini vanno ascoltati, non vanno presi in giro e non vanno portati a mano a mano e che la trasparenza non è scrivere il proprio io su Facebook, ma dare la possibilità agli altri, ai padroni della città di dialogare con me e di farmi milioni di domande e se io non sono all'altezza di potervi rispondere, farmi accerchiare dai miei collaboratori, assessori competenti o consiglieri comunali che mi diano una mano oppure lasciare le chiavi del comune e togliere evidentemente il disturbo, perché nel momento in cui i problemi non si è capaci di risolverli o li si creino addirittura, è logico che c'è un disturbo per una comunità che ha sofferto per cinque anni. Ascoltiamo quindi il segretario, il rappresentante della segretaria Filcams Cigelle Bari, Francesco Potere. Un saluto a voi tutti. Sittin in d'acqua viva di protesta, una manifestazione ovviamente pacifica per ottenere dei diritti. Ora scopriamo quali e che cos'è accaduto. Allora, a fronte di, del cambio d'appalto che c'è stato dalla società Opera P e uscente all'ingresso della società alla lucentezza, i lavoratori hanno subito una riduzione dai contratti individuali di 25 ore settimanali a 16 ore e mezza. E proprio per questo motivo abbiamo chiesto più volte un confronto sia con la società e anche con l'amministrazione per poter recuperare quel reddito. E si sono individuati alcuni servizi in ampliamento e quindi è chiaro è chiaro che noi aspettiamo delle risposte certe dal parte del Comune perché ci aveva promesso di istituire alcuni servizi in più, metterci un po' di soldi in più e cercare di migliorare il reddito di questi lavoratori che già di per sé era precario, oggi è ancora più precario. E ha avuto modo di sentire qualcuno del Comune questa mattina? Ho avuto un breve confronto con l'assessore Luca Di Napoli, abbiamo cercato di capire insomma, la volontà dell'amministrazione dell perché ancora una volta disattende quelle che sono le promesse fatte all'organizzazione sindacale, in questo caso la FILCAM CGL, ai lavoratori e quindi è chiaro che insomma, non si può andare ancora avanti perché l'appalto fra dieci mesi scade. I lavoratori hanno bisogno di recuperare quel reddito che hanno perso e cercare di eh, condividere insieme all'organizzazione sindacale, insieme alla società. Insieme all'amministrazione e ai lavoratori, un ampliamento che possa comunque essere definitivo anche per il futuro del nuovo capitolato d'appalto, anche perché insomma loro devono recuperare il reddito e i contratti. Cosa potrà accadere nelle prossime ore o nei prossimi giorni? Io spero che il Comune sia sensibile a, diciamo, alla domanda e alla richiesta dei lavoratori. Eh, non stiamo parlando di grosse cifre, stiamo parlando di immettere diciamo, un quinto d'obbligo e il quinto d'obbligo è previsto per legge, quindi nel momento in cui si individuano nuovi servizi la cosa è fatta, anche perché so che l'amministrazione ha già richiesto dei preventivi di spesa e quindi bisogna solo eh, portarlo alla firma e fare la detesta. termina tutto qua E se non otterrete nulla come andrete avanti? Quale sarà il prossimo passo? Noi continueremo a, a richiedere eh, degli incontri all'amministrazione per eh, farla sollecitare da questo punto di vista, anche perché i lavoratori hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di lavorare con tranquillità e questa non è una fase in cui si lavora tranquillamente. Quindi il nostro obiettivo è portare al confronto l'amministrazione e se, se non ci sentirà continueremo a fare dei setini anche a lungo termine. Di quanti operai stiamo parlando? Allora sono cinque operai, sono sei operai di cui uno non risulta al momento sull'appalto con redditi precari, l'abbiamo già detto, quindi abbiamo bisogno di risposte certe. L'unico interlocutore è l'amministrazione, il comune. Il sindaco inizialmente ha preso atto delle richieste dei lavoratori ma ad oggi nessuna Risposta certa è quando inizieranno a fare i nuovi servizi in ampliamento. Fino a che ora sarete qui sotto il comune? Noi abbiamo fatto una richiesta sia all'organo di stampa sia all'amministrazione, il sit si protrarrà fino alle 11, dalle 9 alle 11.